Le notizie 60 secondi. Nella giornata di ieri è scomparso Dante Marranzini, maestro artigiano, non solo l'intera comunità di Sant'Antuono, di cui faceva parte, bensì l'intera isola di Ischia ne piange la scomparsa. Il nostro lavoro nel reparto cardiologia a Rizzoli è un'opera sociale, lo ha sottolineato il dottor Mattia Liccardo. A Fuori è stato riaperto lo sportello antiviolenza.d, difesa dei diritti delle donne, un progetto rivolto a tutte le donne vittime di violenza d'opera della CRES. Il garante dei disabili, avvocato Paolo Colombo, in merito alle possibili catastrofi naturali avvisa, prestare attenzione alle persone con disabilità e rispettare le norme. Allo stadio Paolo Borsellino di Volle il Barano pareggia 1-1 contro il Migri, succede tutto nel primo tempo, a Ronzullo per i padroni di casa risponde Conte per gli isolani. Si è conclusa la quinta giornata del campionato di prima categoria, nel girone B Laccamino perde 2-0 contro la Boys Pianorese, al Mario Spinetti di Procida pareggia 2-2 il Panza contro il Quarto Calcio. Marathon Club, vittoria di categoria per Venza e record personale per Lombardo. Prossimo appuntamento questa sera alle 20.